Martedì prossimo la Commissione Affari Costituzionali del Senato voterà il DDL Casellati sul premierato e la maggioranza affila i coltelli. Il testo porta con sé anche le prime modifiche, quella relativa al premio di maggioranza del 55%. L'introduzione del limite dei due mandati aggiunge il potere di revoca dei ministri a quello di nomina per il Premier. La volontà è quella di dare stabilità al sistema politico italiano. Non è un'esigenza che ha il centrodestra o il presidente Meloni, è un'esigenza che credo venga riconosciuta da tutti. Coloro che in tutti questi anni, decenni, hanno denunciato il fatto che l'Italia è il paese nel quale i governi durano 12 mesi, 14 mesi, in cui si entra da centro-sinistra, si esce da centro-destra, dei ribaltoni, dei governi tecnici. C'è poi il nodo legge elettorale, richiesta dalle opposizioni, ma anche da Forza Italia e Carroccio. Casellati ha ribadito però che la legge elettorale arriverà solo dopo la prima lettura della riforma da parte di Senato e Camera, quando si avrà l'impianto definitivo della riforma costituzionale. È una scelta quella di lasciare la legge elettorale al di fuori della riforma costituzionale, come del resto lo è oggi. Oggi la Costituzione vigente dal 1948 ha consentito leggi elettorali molto diverse fra di loro e hanno tutte a loro modo funzionato, comunque sono state compatibili con la Costituzione. Per il PD però, dietro quel decidete voi, c'è un gigantesco decido io per voi, per 5 anni, in modo inappellabile. Non è questa la democrazia. I cittadini e le cittadine hanno diritto per tutti e cinque quegli anni di aspirare a incidere sulle decisioni dei parlamentari, a cambiarle anche, a cambiarne le opinioni. E questo diritto viene annullato in questa riforma, perché se tutti i parlamentari sono eletti a traino di un capo che decide per loro e può anche decidere quando mandarli a casa.